Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, mi è appena arrivato questo pacchetto da Sephora e è ancora chiuso e quindi volevo aprirlo con voi per curiosità, per vedere cosa c'è dentro. Mi hanno mandato, hanno detto, le ultime novità del periodo per fare un make-up completo ed è adatto alla mascherina anche. Quindi voglio proprio vedere che cosa c'è dentro. Hanno detto che sono delle novità e comunque cose che mi possono piacere, quindi sono stracuriosa perché non ho nessuno spoiler. È chiusa, è ancora chiusa con il loro solito sigillo, quindi la apriamo assieme. Anche perché non so per quanto Sephora ancora mi sponsorizzerà, quindi finché arriverà, ben venga. E io direi basta chiacchiere, apriamo questo pacchetto e vediamo se riesco. Sì, si apre abbastanza bene. Non volevo guardarlo subito, ma ce l'ho proprio qua davanti. Ho visto una cosa e ho detto no, no. Non so, tiriamo fuori un po' per volta e ve lo faccio vedere. Aspettate che abbasso i manici. Allora, capitano all'occhio due cose super diverse e super... No, vabbè. Allora, la differenza. Vi faccio vedere questo. Questo è il gel detergente per mani della Sephora, quello alla mandorla. Si può essere contenti per un gel detergente per le mani? Assolutamente sì. Sa proprio di mandorla, perché sono super super comodi, ovviamente, visto il periodo. Ma io li ho anche sempre utilizzati. Altra cosa che è completamente diversa. No, vabbè, la Naked Petite It. Allora, la Naked It l'ho vista, l'ho guardata, l'ho swatchata tante volte in negozio, ma l'ho sempre lasciata lì perché bellissima, ma poi ho pensato che non l'avrei sfruttata al massimo. Questa è la Petite It, che io sinceramente non sapevo che avessero fatto le piccole. Quindi adesso è proprio chiusa. Andiamo ad aprirla, ok, e soprattutto incrociamo le dita che sia ed è integra. Ma proviamo dall'altro lato. Non volevo distruggere tutta la scatola, ma eccola qua. Piccole mi piacciono già di più. Ho la Naked 1 e la Naked 2 piccole. Incrociamo le dita che sia integra. Allora, di qui allo specchio e di qui ai colori. Sapete che è bella? Allora, devo dire che non mi entusiasma questa confezione proprio in plastica plasticona, quando alla fine dentro ci sono dei bei colori. Proviamo. Due. Tre. Siamo a 3 a 3. Uno. Due. Tre. Mi verrebbe da dire, ma colorano? Riproviamo. Sì, bisogna. È molto cremosa. Allora, il secondo che si chiama Vibrate, questo qui, è proprio del mio colore. Cioè, è proprio il mio colore, quindi non si vede. Il terzo lo ripassiamo. È chiarissimo. Sinceramente pensavo che fosse diversa, ma proviamo gli altri tre, che gli altri tre sono questi, quindi. È già una cosa diversa. Allora, li abbiamo messi qui, quindi facciamo così. Uno.
vedono già di più. I primi tre sono molto molto chiari e se devo essere sincerissima, così a prima impressione, sono anche polverosi. Ma ehi, stiamo parlando di Urban Decay, quindi prima di fare qualunque cosa direi che bisogna testarla. Poi vediamo cos'altro c'è. Tiriamo fuori tutto perché io non capisco. 2, 3, 4 cose e la scatola è finita. Allora, ora ho capito perché dice ed è adatta alla mascherina. Ok, allora, mascara, partiamo con i mascara. Urban Decay Perversion Bigger Blacker Badder. Capito qualcosa? Ok. Il mascara della Perversion Urban Decay, sì, è un bel po' che c'è, ma bello. Lo apriamo. Ecco, l'applicatore che mi potrebbe piacere. Dice di essere, oltre a Bigger Blacker Badder, allungante super nero tutto in inglese. Ok, comunque sì. Volumizzante e super nero, ma lo proviamo perché sono super curiosa. Quindi ecco perché la Naked It, ombretti e mascara. Perfetto con la mascherina. E poi vedo anche questo, che questo è una super novità, il della Lancôme, il Lash Idol Lash Lifting Volumizing Mascara volume 24, tenuta 24 ore. Wow, se è vero, wow. Non è waterproof perché non leggo che è waterproof. No, vabbè, ma il pack è qualcosa di stupendo, guardate. Cioè, magari se non ci lasciavo subito l'impronta, ecco, il nero si con le impronte si sporca subito, però c'è così con la rosa di Lancôme sopra, cioè è bellissimo. Adesso sono curiosa anche di questo. Applicatore particolare. Quindi questo dovrebbe essere super allungante, perché a me gli applicatori così fanno allungante. Lash lifting volumizzante. Con infuso di tè bianco. Quindi dovrebbe anche andare a nutrire le ciglia. Beh, adesso dobbiamo provarlo assolutamente. Quindi fatemi sapere se preferite che proviamo prima il Lancôme o l'Urban Decay. Poi, ultime due cose che vedo. Una la conosco già ed è questo balsamo struccante della Clinique Take the Day Off Cleansing Balm, con i mascara è perfetto, un balsamo struccante. Piace o non piace? Cioè non ci sono vie di mezzo, piace o non piace? A me sinceramente non dispiace per niente. Il migliore struccante in assoluto che io posso dire perché con questi trucchi, con questi make-up, un acqua micellare non toglie. Il migliore in assoluto per me è l'olio denso di Estetista Cinica e non sono pagata per dirlo. Però anche questo non mi dispiace. Diciamo che è più un balsamo, vedete? Compatto, si preleva poco prodotto, si massaggia sul viso, sugli occhi, sciacqua tutto, scioglie tutto e si risciacqua. Tante persone dicono che appanna gli occhi, a me questa cosa non è mai capitata sinceramente. Certo, massaggiamo le ciglia e massaggiamo il contorno occhi, non andiamo nell'occhio con un burro. Altra cosa che vedo, che non c'è scritto il marchio. Che mistero. C'è scritto RMS Beauty e io sinceramente è un marchio che non conosco. Poi vedete tutto bianco con solo il codice a barra. Quindi vado a vedere sotto. RMS Beauty Rouge Coco Burr Cream. No, ok. Ho trovato francese. Ed è crema al cocco crudo struccante. Quindi è come il Clinique, è più grezzo, cioè lo apri è già così e
Spero con le luci di riuscire a farvelo vedere. È diverso, è già più grezzo. Vedete? Mentre Clinique. Aspettate, che devo sempre togliere questa pellicolina, che non ci riuscirò mai adesso che l'ho rimessa. Ecco, mentre Clinique è bello liscio. Proprio diverso. Mi sarei curioso di vedere la lista ingredienti, c'è? Ingredienti. Ah, beh, cocos nucifera oil, basta. Quindi è un burro di cocco e basta. Mentre questa qua è la Clinique, non parliamo degli ingredienti, però. Io sinceramente questo marchio non lo conoscevo, ma quindi c'è, è ottimo. È solidissimo perché qua è temperature che. Ma sembra profuma di cocco leggermente, ma io non lo conosco, ma adesso andare assolutamente sul sito di Sephora a vedere, ma è. Wow! Fatemi sapere se avete provato questo prodotto o questo marchio RMS Beauty che io non conoscevo. Super curiosa. Allora, quindi c'erano 2, 4, 5, 6 prodotti. Non dimentichiamo il detergente per le mani, che a proposito. Uso per struccare l'ombretto. Ottimo. Ok, poi andrò a lavare comunque. Lascia un odore di mandorla, proprio sa di mandorla, ci piace. Ci piace. Anche da aggiungere un pochino, perché non mi ricordo se l'alcol non c'è scritto, forse sul sito. Se l'alcol non è ai primi posti, come disinfettante non è proprio il top, ma aggiungiamolo un pochino al nostro abituale, che comunque sia sa di e poi pulisce benissimo. Allora, adesso sono curiosa di sapere da voi se avete provato qualcuno di questi prodotti, se vi è incuriosito, da quale inizio a testare ed è soprattutto ringrazio Sephora come sempre per le loro idee e i loro pacchi. Dunque, veloce, RMS Beauty burro stuccante al cocco, e quella da Clinique Take Today Off struccante, mascara, il Lash Idol della Lancôme. Il Perversion di Urban Decay, poi la palette Petite It della Naked. Sapete cosa? C'è un'altra palette che io gli sto facendo alla posta, di quella apposta, la tengo d'occhio, quella della Urban Decay. È quella piccola sempre, ma della Cherry, è quella rosa, però piccola, che però in Italia ancora non c'è, ma la sto tenendo d'occhio perché non voglio comprarla dal sito inglese. Ma voglio aspettare che arrivi da Sephora oppure disponibile in Italia in modo da potermi appallare. E quella mi piace. Secondo me è della Cherry qualcosa, però la piccola, non la grande. E poi dopo per finire, c'entra niente, il gel detergente per le mani alla mandorla. Questi qua sono stupendi, piccolini. E quindi questo era tutto ed spero vi sia stato un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!